soprattutto grazie al professor Fainera per avermi coinvolto nella giornata di oggi, soprattutto mi ha fatto scoprire questo palazzo che è veramente splendido. Infatti ho passato il coffee break e dopo aver fatto il break ovviamente a fare un po' di foto, perché veramente è un posto assolutamente molto bello. Allora io, diciamo così, il mio punto di vista sarà, per certi versi si incastra diciamo così, si inserisce all'interno di alcuni discorsi che sono già emersi nella sessione precedente. Io in particolar modo mi concentrerò sul metaverso. Ovviamente rispetto al concetto di metaverso, non è ancora un concetto controverso, non ci sono tecnologie univoche, eccetera, eccetera, gli errori per principalità, nel senso che cerco di utilizzare il metaverso adesso, nella definizione, per capire l'intento di cosa si parla quando si parla di metaverso, giusto per avere, come dicono quelli che parlano bene, una piattaforma comune di riferimento per cercare di capire la tecnologia come si inserisce all'interno di questi tipi di meccanismi. Dunque, allora, il concetto di metaverso, permettetemi una piccolissima slide di excursus storico-culturale. Allora, il concetto di metaverso non è un concetto nuovo in senso assoluto, perché in realtà è la versione digitale di concetti che hanno a che fare con i mondi di fantasia, con i mondi di immaginazione. Posso dire da dai primi studi che sto facendo in questo ambito nell'utilizzo del metaverso digitale che sono due le tradizioni che si innestano, no? E quindi si portano appresso anche un modo particolare di concepire il concetto di metaverso. La prima tradizione è sicuramente quella che fa riferimento ai mondi immaginari, cioè ai mondi dell'immaginazione, cioè la possibilità di immaginare mondi altri, in particolare sotto il concetto di utopia, che topos, no? È il luogo che esiste, distopia, che è la controparte negativa, ma anche i mondi di sogno, perché c'è tutta una letteratura, soprattutto barocca, soprattutto del barocco spagnolo, che fa riferimento alla possibilità di immaginare mondi legati al sogno, quindi oltre ovviamente anche riferimenti legati al mondo greco, tipo l'inno, magia, che è proprio una classica storia di visitare i luoghi del sogno all'interno del sogno. Questo fa capire sostanzialmente una cosa, che la possibilità di immaginare spazi, e questa è la cosa più interessante, in realtà è anche un modo di immaginare relazioni. Infatti distopie, utopie, mondi di sogno sono in realtà degli escamotage narrativi che hanno come scopo quello di anche pensare in modi diversi con cui le relazioni sociali si possono dibattere. L'altra tradizione, ovviamente, credo che sia quasi la palissiana, fare la conoscenza della Paris, è quella che fa riferimento all'innovazione tecnologica. Allora, questo è interessante perché l'innovazione tecnologica, soprattutto di internet, ha sempre utilizzato le metafore spaziali. Diciamo che quando ancora internet era in epoca pre-social, per intenderci, internet veniva percepita attraverso tramite metafore. Quelle più diffuse erano la metafora dell'agorà, no? Dello spazio condiviso e partecipativo. Poi c'era anche la metafora della biblioteca, no? Quindi la possibilità, diciamo così, tradizione borghesiana, di Borges, no? Cioè il fatto che internet si comportasse, grazie al World Wide Web, si comportasse come un enorme archivio di documenti testuali, perché ancora all'epoca l'audiovisivo non era sviluppato come nel più recente. Ma poi c'è anche la dimensione della realtà virtuale. La realtà virtuale è stato anche un modo per definire la possibilità di rappresentazione tridimensionale dello spazio e per cercare soprattutto di ridurre la complessità delle interfacce, di modo di ridurre la complessità delle interfacce anche delle piattaforme delle tecnologie della NASA, perché la realtà virtuale, come sapete tutti, è quindi i zoni, per intenderci, sono nati per cercare di ridurre i sistemi di controllo tecnologico delle agenzie spaziali. È già un meme che è stato il padre del concetto di realtà virtuale, anche di visore immersivo, l'aveva sviluppato in questo senso. Poi ovviamente in questo stesso caso le tecnologie nascono con lo scopo e poi vengono elaborate. Quindi la cosa interessante è che il metaverso è un concetto non completamente nuovo, e che è un vantaggio. È un vantaggio da due punti di vista. In primo luogo perché si può portare appresso anche le tradizioni culturali acquisitive, quindi anche la rappresentazione fisica e immaginativa degli spazi. Perché noi possiamo immaginare gli spazi in due modi, sia in analogia, in continuità con lo spazio fisico, sia in rottura con lo spazio fisico. Il riferimento a cui faccio fare in questo senso sono i film Inception di Nolan, non so se l'avete mai visto, e lì ha preso per esempio la rappresentazione fisica dello spazio, cioè utilizza cache, quindi cercando di contravvenire le classiche regole
logica di funzione dello spazio. Quindi si può utilizzare lo spazio sia in continuità con lo spazio fisico, sia con utilizzando le strategie legate all'immaginazione, a seconda del tipo di percorso culturale che si vuole utilizzare. A questo punto la domanda è diventa: di cosa parliamo quando parliamo di metaverso? Allora, il modo più complicato per affrontare il tema di metaverso è cercare una tecnologia che raggruppi tutte le proprietà di quello che potrebbe essere il metaverso. Questo è un problema sostanzialmente per due motivi. In primo luogo perché ancora non c'è una tecnologia dominante del metaverso, anzi, tutti coloro i quali sono stati prime movers, cioè prima muoversi sulla tecnologia del metaverso, alcuni stanno facendo passi indietro. Per esempio Facebook ha fatto un piccolo passo indietro per quanto riguarda le tecnologie legate al metaverso. Ricordo che Zuckerberg a ottobre dell'anno scorso ha fatto nascere il progetto Meta, no? Che era, diciamo così, la scatola che raggruppa tutti i servizi Facebook, tra cui appunto Facebook, WhatsApp, ma anche Oculus, che è la parte, diciamo così, di Instagram, ovviamente, ma anche Oculus, che è la parte di rappresentazione della virtuale. Ma la cosa interessante è che comunque il metaverso resta una possibilità di innovazione tecnologica. Oggi, stamattina, si sta facendo riferimento al lancio del viso dell'Apple. Il viso dell'Apple insiste in questa direzione con un loro mix tra realtà immersiva e realtà aumentata. La differenza in realtà immersiva in questo caso è un posto completamente nuovo, invece la realtà aumentata in questo caso è un layer, cioè uno strato informativo di soldi digitali che sovrappone lo spazio fisico di trovo. Questa è la grossa differenza. Diciamo che comunque all'interno del discorso sul metaverso noi possiamo dire che sono tre le caratteristiche, le linee di sviluppo tecnologico su cui si stanno basando le attuali concept del metaverso. Però sono ancora cose, perché ancora non sono tecnologie mature per poter utilizzare questi tipi di innovazioni. La prima è che sia un ambiente immersivo. Immersivo vuol dire che io ho uno strumento, un artefatto, che mi permette di immergermi all'interno di questi spazi di rappresentazione digitale. Come vedete, ho provato a dire questa cosa nel modo più astratto possibile, utilizzando artefatti, perché i modi per immergersi in uno spazio digitale sono molteplici. Quelli più evidenti sono l'utilizzo dei visori, quindi tu hai un visore che ti sta completamente dalla realtà e ti trovi. Altri modi sono la realtà aumentata, quindi anche utilizzare un device di solito, il telefonino, che faccia da lastra di trasparenza e di accesso a questi spazi digitali che sono a fronte degli spazi fisici. Oppure in altri contesti c'è il corpo come interfaccia, cioè la possibilità che il corpo venga rappresentato tramite una telecamera tridimensionalmente nello spazio, doppiando il cosiddetto avatar, e poi muovendo sullo spazio fisico è l'avatar che interagisce come doppio digitale e interagisce sullo spazio fisico. Quindi in realtà le linee sono tanti, ma tutte hanno in comune questa caratteristica. Bisogna avere un'esperienza di immersione, di immersività. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che il framework alla base del metaverso deve essere un framework distribuito. Allora, perché quindi un sistema peer-to-peer o comunque peer-based? Allora, perché questa cosa è importante? È importante, io sono un sociologo, quindi preferisco concentrarmi non tanto sulla stessa tecnologia, che è importante, perché la computazione distribuita permette di, diciamo così, non sovraccaricare i server in un contesto in cui molte persone, molti avatar cominciano a collegarsi. Comincia a collegarsi con uno spazio digitale virtuale, ma soprattutto in questo modo non c'è una precisa collocazione geografica, perché ovviamente i server da qualche parte fisicamente devono stare, quindi non c'è una precisa collocazione geografica, quindi c'è una flessibilità. Ma la cosa che mi piace, diciamo così, sottolineare sul fatto che il metaverso può essere un'invenzione, deve essere distribuito, è che ovviamente deve essere una tecnologia di libero accesso. Libero accesso non vuol dire gratuito. Vuol dire che io comunque posso accedere a questi spazi nel maggior numero, con maggior numero di device possibili. E questo di solito non è una cosa che si fa in un contesto di innovazione tecnologica di finanziamento privato, ma di solito un finanziamento privato pubblico, ma preferibilmente pubblico. Questo è un modo molto, diciamo così, da accademico per dire che almeno in quei diversi fatti solo prendizzati da Apple, da Microsoft, da Google e da Facebook non sono, diciamo così, un fautore, mentre metaversi o comunque spazi digitali che nascono in contesti di ricerca accademica, comunque di società civile allargata democratica, invece da questo punto di vista, così come è stato internet, dovrebbero essere i metaversi.
Ricordo che in questo momento l'Inter si sta questo potentemente commercializzando, quindi il rischio di vedere se diventano commerciali è solo commerciali, è un rischio concreto. Allora, vorrei fosse chiaro questo. Il fatto che io insisto su questo punto vuol dire che sono ostile al fatto che ci sia una commercializzazione dei talenti, lungi da me, ma che ci sia anche una commercializzazione dei talenti, perché altrimenti c'è un rischio di creare dei rivali digitali dal punto di vista di chi si può permettere l'accesso al metaverso e chi non se lo può permettere. Io parlo da professore universitario e se io dovessi creare una situazione per cui posso immaginare la possibilità di avere degli studenti di accedere alle mie lezioni in modalità interattiva, contestuale, immersiva e distribuita all'interno di uno spazio, di un cloud, no? di uno spazio digitale, ma che poi questo cloud deve essere pagato dagli studenti oltre le tasse universitarie, devo essere sincero, questo tipo di scenario è quello che mi preoccupa più di tutti. Che poi invece per fare altri servizi debbano pagare, o chiunque di noi debba pagare, è assolutamente legittimo, ma che sia esclusivamente la linea commerciale per rendere i metaversi tali, secondo me è una cosa su cui bisogna stare attenti. Il terzo elemento è la persistenza. So che può sembrare che una cosa strana, ma la persistenza vuol dire che quando io mi stacco, il metaverso continua a esistere. Perché i mondi digitali, i mondi virtuali, devono, per poter essere degli spazi collettivi condivisi, devono esistere grazie al contributo di tutti, ma indipendentemente dal contributo di ognuno. Quindi quando io stacco la metaverso, comunque il metaverso continua a vivere o con il blocco digitale o comunque con i servizi che questi spazi mettono a disposizione. Quindi per capire cos'è il metaverso, fondamentalmente tre caratteristiche: immersivo, distribuito e soprattutto persistente, cioè stabile rispetto al tempo. Allora, a questo punto la domanda: il metaverso così declinato, che tipo di contributo può dare ai eventi? La cosa su cui dobbiamo riflettere sostanzialmente è la seguente: i beni culturali possono essere materiali o immateriali, no? Può essere tutti che quando viene dato l'attribuzione di patrimonio dell'umanità UNESCO lo fa sia per, fatemi essere molto brutale, sia per monumenti che per patrimonio culturale, canzoni, lingue e così via. Quindi in realtà noi dobbiamo immaginare il metaverso come uno strumento, come uno, lo dico in inglese perché il termine che si usa, però è molto semplice, come un layer, cioè come uno strato che si sovrappone ma non sostituisce le caratteristiche dei beni culturali, siano essi beni culturali materiali o beni culturali immateriali. Ovviamente la dimensione di immaterialità di un bene culturale dà uno spazio di progettazione molto più ampio, perché è una questione di fantasia, un po' come la biblioteca di Babel di Borges, no? Uno può immaginare una biblioteca, ma la biblioteca di Babel fisicamente va materializzata fisicamente. Ma dal punto di vista concettuale, soprattutto la rappresentazione digitale, è uno strumento a cui si potrebbe in principio accedere. Quindi a cosa può servire il metaverso in un'ottica di strategia win-win, cioè in cui possono vincere sia i beni culturali sia il metaverso come strumento di accesso ai beni culturali? In primo luogo sicuramente la preservazione, cioè la possibilità che io possa accedere beni culturali molto delicati. Si faceva stamattina proprio l'esempio dell'annunciazione della palla di Angela Messina, che è diventata poi una storia molto colpita, e la storia poi su tema che l'ha resa ancora più delicata. Ecco, questo potrebbe essere una dimensione di preservazione. Preservazione però non in un'ottica mortifera, cioè dato che ce l'hai in digitale ti scordi che esiste anche fisicamente. No, ma è un'ottica collaborativa. Fammi capire cosa il metaverso può dare di più rispetto alla funzione in presenza. Di più non è corretto, diversamente rispetto a una funzione in presenza. Ovviamente nel caso, per esempio, più estremo di questo ragionamento, di opere d'arte molto delicate, molto fragili, molto sensibili, ovviamente in questo caso il layer metaversuale potrebbe tranquillamente dare un contributo importante. Il secondo tassello è il layer della possibilità che gli oggetti metaversuali, quindi il metaverso, per i beni culturali, rendano i beni culturali degli oggetti da studiare.
studiare, io lo intendo, diciamo così, in tutti i modi in cui si può declinare questo concetto. Quindi sia il bambino di prima e seconda c'è la scuola destra, quindi sia un bambino di prima, seconda elementare che vuole magari scarabocchiare su un quadro famoso, sia un serissimo studioso che vuole analizzare in maniera filologica la possibilità di entrare dentro un dipinto o dentro un'architettura non con magari marziale, Pompei, immaginiamo, e vuole capire bene la vita quotidiana come si potesse svolgere in quegli spazi. Quindi studiare in tutti, diciamo così, il continuum in cui ci si può collocare rispetto a questo tipo di ragionamento. È pensato come un layer, quindi come uno strato di significazione che si sovrappone al bene culturale, sicuramente il metaverso permette di avere un'accessibilità di una lunga superiore. Non è corretto superiore, perché sembra che sia uno così stia facendo la classifica, cioè meglio per la persona, no superiore, diciamo così, un'esperienza di fruizione immersiva sostanzialmente diversa da altre esperienze di fruizione come potrebbe essere la guida turistica o altre cose di questo tipo. Il terzo tassello è che il metaverso è anche un territorio immateriale per comunicare, questa è proprio la cosa più semplice, se tu hai la possibilità di avere un doppio digitale, di un'opera d'arte importante o di un layer, comunque tu puoi accedere in qualunque parte del mondo senza essere presente nel principio della delocalizzazione, ovviamente i beni culturali diventano ancora più comunicativi di quanto tu possi immaginare. La cosa interessante è che i beni culturali si portano appresso il fatto di essere genere un genus logico, cioè per quanto tu possa rappresentare, diciamo così, in maniera astratta, digitale e formale, un'opera d'arte all'interno di uno spazio digitale sostanzialmente immateriale distribuito. In realtà però l'opera d'arte si porta presso il territorio che la esprime. Proprio perché l'opera d'arte non è, fatemi essere veramente, non ha completamente accademico. Un'opera d'arte fisica non è una cozzaglia di mattoni o una tela che è, su cui c'è una bella rappresentazione, diciamo così, di una maternità divina. L'opera d'arte in realtà si porta presso anche la storia del territorio e il territorio che lo esprime, quindi sicuramente in questa ottica il metaverso, e quindi uno spazio digitale tridimensionale immersivo persistente e distribuito, potrebbe essere tranquillamente uno strumento per migliorare la comunicazione del territorio, anche in un'ottica di delocalizzazione, che sembra quasi una cosa strana, no? Nel senso, non so se avete mai fatto un'esperienza della Chiesa Anglicana, come ho fatto, mi è capitato una volta di utilizzare l'app del Museum, no? Che stavo prima citando la buona cina. Io sono a casa, a Catania, però il fatto che io stia guardando le opere dei grandi pittori cammini che sono al Museum non mi fa dimenticare che pur usando un oggetto digitale, però fisicamente sono in uno spazio completamente diverso. Immaginate al contrario, in un patrimonio come esiste in Italia, soprattutto in Sicilia che c'è appunto di lei, che c'è una segmentazione, una stratificazione di un sacco di territori. Quindi questo è sicuramente un vantaggio. Dunque, quali sono le sfide e quali sono le opportunità di un approccio ai beni culturali attraverso tecnologie metaversuali? Devo usare questo gioco di parole perché non esiste ancora un metaverso realizzato, cioè prima di io. Allora, il primo è migliorare l'accesso fisico ai beni culturali. Non c'è una rimanitura, fisico. Perché io, avendo un layer di significazione che si sovrappone al bene fisico, io posso accedere a quel bene in maniera completamente diversa. Per esempio, io ho un debole per l'estetica, diciamo così, gotica o manetomonica. Io mi sono accorto con questi passeggiamo che ci deschino accanto all'ingresso, io ho fatto la horror perché non c'è questa specie di passione rispetto a questo tipo di attività. Sono appassionato di horror, quindi il testo è la prima cosa che riconosco, no? Da questo punto di vista. Però immaginiamoci la stessa situazione in una situazione di vita diversa. Io ci avrei fatto l'avrei allargato, l'avrei ristretto, mi ci sarei fatto il set, cioè avrei utilizzato paradossalmente uno spazio fisico in maniera rispetto alle opportunità permesse dallo spazio digitale, quindi come appunto come lei, come strato che si sovrappone allo spazio fisico. Quindi c'è anche una possibilità di migliorare l'accesso fisico, fatemi capire in modo più rosso possibile. È come se io avessi una specie di guida interattiva, ma immersiva di un'opera d'arte, un po' come quando uno va nelle mostre si mette le cuffie, no? Per avere almeno un'esperienza un pochettino più, diciamo così, approfondita del tipo di funzione.
anche perché può essere religioso, uno che si distrae, non sempre il proprio agio a correggere tutte le didascalie, invece sì, però nelle orecchie, guardando un quadro, un'altra cosa, in questo tipo mi trovo più a mio agio. Immaginate la possibilità che in questo stesso strumento provare segnativa completamente, sono chiaro, anche un telefonino che ti mette in realtà, diciamo così, aumentata questo tipo di situazione. Secondo, è anche migliorare l'accesso simbolico ai beni culturali. Cosa vuol dire simbolico? Vuol dire che io posso mettere dei livelli di significazione molto diversi. Su un quadro posso mettere il layer spiegazione del quadro, il layer rappresentazione, storia della collezione in cui quel quadro è entrato, il layer, cioè io posso mettere un sacco di, diciamo così, strati di informazioni che diciamo così, intercettano gli interessi di pubblici diversi, cioè quello che magari conosce poco quel bene culturale e lo utilizza. Cercando le informazioni di base, quindi magari lo conosce meglio e vorrebbe sapere qualcosa di più. Quindi anche l'accesso simbolico ai beni culturali può essere, diciamo così, segmentato rispetto a pubblici diversi o rispetto semplicemente a percorsi diversi. Voi immaginate quanto diventerebbe potente l'opera di un curatore. Cioè il curatore potrebbe scegliere, non ti racconto semplicemente quello che stai vedendo, ma te lo racconti in maniera intertestuale. Te lo racconto, te lo metto in relazione a quello che stai vedendo, ti faccio capire la storia, ti dico come ci hai fatto quella collezione all'interno di quel tipo di diciamo così, di bene culturale, così dicendo. Il terzo tassello, e questo è importante, i beni culturali hanno un termine che ricorda fortemente, che è cultura. Una cultura però ha legami con la comunità che le esprime. Può essere o una comunità, diciamo, di storica, perché magari non c'è più Pompei, non sono più i pompeiani dell'epoca dell'evoluzione del Sud, del Sud. Ma la cosa interessante è che però il territorio, c'è cioè, un territorio che insiste, no? Su quel bene culturale. Questo vuol dire sostanzialmente che si può anche migliorare il patrimonio culturale della comunità che insiste, quindi del territorio su cui insiste quel bene culturale. Perché c'è la possibilità, immaginate. Le visite delle scolaresche delle scuole del posto che potrebbero fare gli insegnanti ispirati a Pompei, probabilmente poi un percorso multiversuale con cui si fa, con cui gli stessi bambini vedono i propri insegni, con lo stesso capo, che dà la possibilità di fare queste specie mostre scolastiche. Quindi in realtà il metaverso, opportunamente progettato, perché non è solamente una questione di innovazione tecnologica o di denaro, è una questione di progetto. Tu devi progettare l'esperienza metaversuale in modo tale che sia compatibile col bene culturale su cui essa si verrà a rappresentarsi. Quindi non è una solamente questione di quanti soldi c'hai per comprare 100.000 invento, 100.000 misori, così quando arrivano in mezzo tutti i contenti, no? Quella è la versione rozza, la versione più, diciamo così, più pertinente è uno, che tipo di sto improvvisando, però uno, che tipo di utente accede al bene culturale? Due, sono tutti utenti che vanno in giro con gli occhialetti o magari il telefonino potrebbe essere uno strumento di accesso più immediato. Tre, utilizzare il telefonino, cosa posso fare, cosa non posso fare? Questa è la progettazione seria di una esperienza intellettuale applicata al bene culturale. Non sono un museo, ho un sacco di soldi, compro un sacco di soldi e chi se ne importa. No, non si può fare così. Anzi, direi questo è proprio quello che bisogna fare, perché per tanto tempo, no? Innovazione tecnologica in alcuni contesti pubblici è stata tradotta in investire un sacco di soldi in giocatori tecnologici. Poi il giocatore tecnologico è diventato vecchio, quindi c'è stata un'obsolescenza tecnologica e lì dopo un po' la gente non lo usa più perché proprio non ha senso per essere utilizzato. Allora, qual è il futuro del rapporto tra patrimonio culturale e metaverso? Cioè, come potremmo immaginarlo nel futuro, anche se ancora non abbiamo cominciato l'esperienza intellettuale, ma non abbiamo ancora verificato. Cioè, dunque, la prima è lo superamento dei limiti di spazio-tempo, questa cosa è più semplice. Se è una cosa digitale, opportunamente progettata e distribuita, sta ovunque. E dato che sta ovunque, possa accedere a tanti posti diversi. Questo è sicuramente il primo tassello. Il secondo tassello è che si possono sviluppare anche nuovi modi di accesso e di condivisione, come abbiamo visto prima con l'esempio delle app, no? Fare il selfie con il principale, con il personaggio che rappresenta meglio quel bene culturale, oppure pensare dei video in cui io mi muovo nel periodo storico, cioè è solo una questione di fantasia.
anche in sogno, ma sostanzialmente di fantasia. Terzo, si può migliorare il dialogo interculturale. Noi sappiamo tutti, soprattutto noi che viviamo in Sicilia, sappiamo perfettamente che le nostre tradizioni, i beni culturali sono un accrocco creativo di un sacco di dominazioni, di lingue, di messaggi, di tradizioni diverse. Quindi immaginate un arabo, una persona, un turista arabo, che viene a Catania e vuole vedere il Castello Orsino. Guarda che parlo, ci ce l'ho fatto io faccio un po' di produzione a Catania, pure non so della Venezia, ormai sono adottato da Catania. La cosa che uno potrebbe dire, fammi vedere quanto accende la mia cultura e quanto arabo dentro il Castello Orsino, c'è tanto, basta che uno se è bravo ci insegnare, ma anche se uno non è bravo, con una buona guida riesce a identificarlo. Quindi anche, paradossalmente a un certo punto, ma è anche un'espressione di dialogo interculturale, no? Quindi anche un modo per. Per esempio, la questione che si diceva stamattina, che attendeva la Messina, la sua spiegazione dai cammini, dai cammini, dai cammini, stando però la Messina. Questa è la mia. Se io fossi un ordine europeo, mi andrei subito a vedere cosa ha visto a Genova Messina, quindi la mia ricerca culturale per capire come si è ispirato a quei quadri. Quindi il dialogo interculturale, opportunamente progettato, si può migliorare con questo tipo di accesso. E poi soprattutto creare un'esperienza di appartenenza, perché c'è poco da fare, se tu metti le mani su un bene culturale, ci giochi, ci lavori, ci pensi, ci stai lì a riflettere, ti compri la cartolina, di cose banali. In realtà poi quella cosa non è che è stata la foto che hai fatto durante la sezione di turismo locale o turismo, diciamo così, più esteso, ma in realtà comincia a ti appartiene. Quindi si può costruire non solo la comunità territoriale che lo esprime, ma anche la meta comunità territoriale. Cioè persone che hanno visitato quel posto, lo hanno esperito in maniera approfondita e ovviamente se lo sentono anche una parte, non solo del proprio viaggio di nozze o del viaggio del turismo fatto in un momento particolarmente interessante della vita, ma è qualcosa che io ho vissuto e quindi mi porta a questo qualcosa di più, no? Che non sia semplicemente il segno, la cartolina o il maniere, no? Vi ringrazio della vostra attenzione.